saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Oggi volevo parlarvi della palette di illuminanti di Anastasia Beverly Hills, che si chiama, come avete visto nell'anteprima, appunto Glow Kit. Ne sono state create due tipi, creati due tipi di Glow Kit. Il primo si chiama Glim e al suo interno ha illuminanti che vanno sui toni del rosa e del pesca ed ha un packaging esterno color grigio-azzurrino. E mentre quello che ho io si chiama Death Glow e appunto ha all'interno i colori oro e bronzo e anche il packaging esterno è appunto sui toni dell'oro e appunto del bronzo, come avete visto. Questi illuminanti sono illuminanti ovviamente in polvere caratterizzati da una luminosità metallica, come dice Anastasia, e possono essere applicati sia sul viso che sul corpo e per ottenere ancora un effetto più luminoso si può utilizzare ovviamente il pennello umido. Io l'ho acquistata sul sito Cult Beauty, di cui vi lascio il link nell'info box. Però prima volevo aprire una parentesi, in quanto io ho anche acquistato dal sito proprio di Anastasia Beverly Hills e mi sono trovata benissimo. Allora, le spese di spedizione ovviamente sono un po', diciamo, altine, sono all'incirca 12-19 dollari e arriva in Italia in circa 2 settimane. E non ho pagato assolutamente la dogana, quindi comunque si può anche acquistare insomma da lì. Io l'ho voluto acquistare da questo sito perché spedisce dall'Inghilterra, insomma senza problemi comunque della dogana se magari se ci fossero stati e comunque con tempi più brevi. Io ho scelto la spedizione tramite il Corriere FedEx ed ha un costo di 15 sterline e nel giro di 2 giorni mi è arrivato il pacco, altrimenti potete scegliere una spedizione standard di 4,95 sterline e vi arriva il pacco in 5-10 giorni, ricordiamo che 15 sterline sono all'incirca 20 euro, mentre 4,95 sterline sono all'incirca, me lo sono scritta, 7 euro. Ok? E la palette in sé l'ho pagata 39 sterline, quindi all'incirca 50 euro. Ok, vi ho dato come al solito tutte le informazioni necessarie per magari poter e voler acquistare questa bellissima palette. Ma adesso la andiamo a vedere più da vicino, ancora di più, ed è questa qui. Allora, il materiale utilizzato è un cartoncino pressato molto resistente avanti. e pesa anche un pochino. Ha ovviamente il nome di Anastasia Beverly Hills, qui il logo di Anastasia Beverly Hills, il nome Glow Kit e dietro troviamo la figura delle quattro cialdine presenti con tutti ovviamente sempre gli ingredienti e la scadenza insomma che è di 14 mesi. All'interno ci sono queste quattro cialde da 7,4 grammi di prodotto l'una la cialda e praticamente sono molto grandi queste cialde, cioè rispetto alle cialde del Contour Kit sono più grandi, quindi abbiamo una notevole quantità di prodotto e insomma, parlano da sole queste cialde, sono molto molto belle e vi faccio vedere giusto così sul dito di che cosa sto parlando. Hanno una pigmentazione estrema e soprattutto una luminosità estrema. Vi faccio vedere il golden bronze. Veramente bellissimo. Già che ci sto, ve le faccio vedere tutte sbucciate così sulle mani, sulle dita.
che insomma può sempre fare comodo. Questo è Bubbly. E poi questo è Dripping Gold. Che sono due, oddio no. Adesso passo a farvi vedere la clip in cui vi descrivo i colori appunto della palette e vi faccio vedere i relativi swatches. Eccoci qua nella speranza di pronunciare bene i nomi dei colori. Dunque, partiamo con il primo che si chiama Sunburst ed è un bellissimo oro giallo, proprio gialla la parola chiave. Poi abbiamo Golden Bronze che è un bronzo caldo con riflessi dorati. E poi abbiamo gli ultimi due colori che sono quelli più simili. Il primo è Bubbly, che è un oro caldo con riflessi rosa champagne, e poi abbiamo Dripping Gold, che è un oro caldo con sfumature aranciate. E adesso passiamo agli swatches. L'ultima cosa che volevo dirvi è che questo make-up l'ho realizzato utilizzando alcuni prodotti contenuti nella palette. Quindi, se vi va, se volete vedere alcuni appunto di questi prodotti all'opera, vi aspetto sabato prossimo in un Mi Trucco con voi e che spero che vi piaccia. E spero anche che questo video vi sia piaciuto. Se vi fa piacere, quindi ci vediamo al prossimo. E un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Oggi volevo parlarvi della palette di illuminanti di Anastasia Beverly. E ne sono usciti di due tipi. Una zanzara. Bene, benissimo. Allora. Lo troverete online. Ed ha comunque toni all'interno che vanno più sul la clip in cui descrivo i colori presenti nella palette. Volevo dirvi no, non volevo dirvi niente perché ho detto tutto. Pensavo di dover dire qualcosa, invece ho detto tutto.